Pierluigi Bevilacqua, direttore artistico del Premio Lupo 2023, un premio che va oltre la cultura. Beh sì, perché ha una valenza territoriale importante. Nel momento in cui 6 comuni decidono di scommettere a livello anche economico su un premio letterario che coinvolge tutta la nazione, cioè sono arrivati anche racconti dall'estero, quindi sfruttando anche il web è stato molto importante avere questa sinergia. Un modo originale anche per far conoscere un territorio spesso dimenticato, come quello dei Monti Dauni. Assolutamente sì, perché se c'è il connubio tra cultura e, come dire, il territorio con le sue risorse, e si permette anche a persone che magari non conoscevano questa terra attraverso un concorso di poterla scoprire e permettere anche a un nome come Giorgio Tirabassi di venire da queste parti, vinciamo tutti. Testimonial d'eccezione al Premio Lupo 2023 qui a Faeto, l'attore di cinema e teatro, famoso soprattutto per le fiction in TV, Giorgio Tirabassi. E allora, dalle fiction alla cultura il passo è breve. Beh, sono fratelli di sangue, parenti stretti. La scrittura è la prima cosa, quella che poi genera le sceneggiature, le storie e quindi i film, le commedie teatrali e tutto il resto. Parte dalla scrittura, perché la scrittura è importantissima, importantissimi sono i racconti, così come lo sono i cortometraggi. È una formula che privilegia la sintesi, quindi è sicuramente da apprezzare. Poi 450 e passa racconti che vengono mandati, ne vincono 3, quindi bene, complimenti ai vincitori e agli organizzatori, chiaramente. Quando uno viene in Puglia pensa ad una Puglia diversa da questa, pensa al mare, pensa alle cattedrali, pensa alle masserie. Che sensazione ha avuto di questi Monti Dauni? A me la Puglia piace molto, sì, è vero, la conosco, diciamo, più che altro per il mare, soprattutto l'estate. Invece venendo qui adesso, vedendo anche il verde, la montagna, qui siamo a più di 800 metri, molto bello. Poi tra l'altro vedere una comunità così unita, mi viene da dire, di varie frazioni, vari paesi, mi è sembrata una bella scoperta. Giuliano Arpini, primo premio al Premio Lupo, oggi la premiazione è qui a Faeto. La dottoressa Arpini arriva dalla provincia di Como, da Saronno se non sbaglio. Ci dica la verità, se non ci fosse stato questo premio sarebbe mai venuta in questa parte di Puglia? La verità vera è che probabilmente no, perché non la conoscevo e non avrei potuto apprezzare però la particolarità, perché è un angolo della Puglia davvero, secondo me, da visitare. Estremamente verde, con tanti paesini su diversi cucuzzoli degli Appennini. Molto piacevole, anche l'ospitalità. Cosa ha apprezzato di più? Allora, a me è piaciuto tantissimo il viaggio che mi ha approcciato piano piano e poi l'arrivo lungo queste strade che sembrano un po' infinite, sembrano un po' andare nel nulla e invece poi arrivano i paesini che sono proprio incantevoli, delle realtà molto particolari, peculiari. Cosa svela il suo libro, il suo racconto che ha vinto il primo premio? È un racconto che è drammatico perché parla dell'infanzia maltrattata e secondo il mio parere tutti noi adulti dobbiamo proteggere l'infanzia, sempre, ad ogni costo. A Faeto al Premio Lupo anche la Regione Puglia, rappresentata oggi dall'assessore al welfare Rosa Barone e dalla delegata alla cultura, la dottoressa Grazia Di Bari. C'è un'altra Puglia, c'è una Puglia che non si vuole arrendere, come quella dei Monti Dauni. È una Puglia, è un tesoro nascosto che attraverso le politiche culturali, attraverso il piano strategico della cultura della Regione Puglia stiamo cercando di far emergere, ma il compito principale è sicuramente portato avanti dai sindaci, dalle singole comunità, dalle associazioni che appunto mettono in luce quelle che sono le peculiarità. Questo premio di stasera, il Premio Lupo, dà la possibilità anche a chi vive fuori dalla Regione Puglia di conoscere i nostri tesori nascosti, che non devono essere più nascosti, ma devono essere soltanto tesori e opportunità
di turismo, turismo di qualità per la nostra regione Puglia. Sì, è una cosa veramente, è stato un bellissimo evento, in quanto veramente c'è un modo di promuovere il territorio alternativo e, se vogliamo, assolutamente in linea anche con il welfare, cioè con la tutela e la cura delle persone, dei luoghi. In qualche modo si incontra la cultura, quindi con la possibilità appunto di esprimersi nella propria capacità, nelle proprie abilità, in questo caso nella scrittura, con il ridisegnare e rivalorizzare zone come queste che sono un po' in periferia, ma quando si mettono insieme, come in questo caso il Premio Lupo, riescono a dare il meglio di sé e a valorizzare fortemente sia il territorio che il loro patrimonio. Lucilla Parisi, sindaca di Roseto Valfortore, il lupo continua a ululare sui Monti Dauni. Sì, continua e rappresenta la forza che e la determinazione che abbiamo noi, gli abitanti di questi territori, perché vogliamo ancora resistere fortemente e rimanere in quest'area, in questi territori. Un territorio che si distingue anche con la cultura, con questo premio letterario. Certo, perché la cultura deve venire fuori con forza per aiutare anche a far conoscere i nostri territori, così come è avvenuto e come avviene col premio Lupo. Angelo Pompa, anche Castelluccio Valmaggiore c'è. Assolutamente sì, innanzitutto per ricordare la prematura scomparsa del nostro sindaco Rocco Grilli, che lui veramente promotore, come il sindaco Lucilla Parisi, di questo evento concorso letterario Premio Lupo, e poi naturalmente, come dicevo prima, deve essere un contenitore pieno di iniziative, di tanti racconti, come lo è stato quest'anno e l'anno precedente. Michele Pavia, sindaco di Faeto. Faeto quest'anno ha ospitato la serata finale del premio Lupo e ha permesso a tanti scrittori di conoscere un territorio spesso dimenticato come quello di Faeto, dei Monti Dauni. Assolutamente, la serata e la manifestazione è stata nettamente positiva, abbiamo avuto la partecipazione di tutti gli altri comuni, noi facciamo rete, il concorso letterario ci permette anche di attuare sinergie che sono importanti sul territorio, comuni dell'area interna della provincia di Foggia e comuni del Beneventano, speriamo di proseguire così, ma il risultato più importante è stato avere la presenza di un volto noto che ci ha ricordato le battaglie che questa provincia sta facendo. Giorgio Tirabassi è l'emblema della legalità, della trasparenza e della sicurezza e ci ha onorato della sua presenza.